Yoga Yoga per per il success. successo, le pratiche per Connect il collo. practices. Sia il The nostro sistema neurological and the neurologico che energy quello systems energetico si diramano branch out in a principalmente da big un way punto, between che the si trova tra le shoulders scapole e la and the base della nuca. So Mantenere keeping quindi the l'area neck del collo region in in buone good condizioni è condition is molto very important. importante. Dopo Within soli 3-4 3-4 minuti di minutes of queste doing these pratiche neck per il practices, collo, you will noterai chiaramente distinctly un see incremento del tuo that you livello are di much more attenzione alert and e la the diminuzione della lethargy in the body stanchezza. will be obliterated. Incrementa The la higher level rigenerazione of neurologica, neuronal regeneration, migliora anche la memory and memoria e la intellectual chiarezza sharpness mentale. also improves. Ecco alcune indicazioni per stabilire le condizioni ottimali e incrementare notevolmente la tua recettività alle pratiche. Per favore, assicurati che il cellulare sia in modalità silenziosa o spento. È consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo aver consumato un pasto. Per favore, siediti con la schiena comodamente retta, mani non incrociate, con i palmi aperti. Queste indicazioni ti prepareranno a entrare in uno stato di alta ricettività e ottenere quindi i massimi benefici dalle pratiche. Queste pratiche sono sicure, semplici e possono essere eseguite da chiunque. Le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età corrispondente superiore a 7 anni. Se porti gli occhiali durante le pratiche di yoga, per favore rimuovili e tienili da parte. Ora faremo una specifica sequenza di pratiche per il collo. Questo ti aiuterà ad allentare la tensione muscolare nell'area del collo e delle spalle. Vediamo le prime tre pratiche per il collo. Per favore, osserva. Mantieni una posizione eretta con i piedi paralleli tra di loro comodamente separati. Le spalle e le braccia sono rilassate e distese lungo i fianchi. Assicurati che anche il collo sia rilassato, non deve esserci nessun tipo di tensione. Occhi chiusi. Espirando, abbassa lentamente e delicatamente il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Ora, inspirando, risolleva delicatamente la testa e portala indietro. Espirando, riabbassa la testa fino al petto. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. Ora vediamo la seconda pratica per il collo. Inspirando lentamente e delicatamente, gira la testa verso destra fino al limite massimo. Espirando, riportala al centro. Ora inspirando lentamente e delicatamente, gira la testa verso sinistra fino al limite massimo che riesci a raggiungere. Espirando, riportala al centro. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. Ora vedremo la terza pratica per il collo. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio destro alla spalla destra fino al limite massimo che riesci a raggiungere. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio sinistro alla spalla sinistra fino al limite massimo che riesci a raggiungere. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Questo è un ciclo, ripetilo 3 volte. Ora faremo insieme 3 cicli delle prime 3 pratiche per il collo. Alzati in piedi. Mantieni una posizione eretta con i piedi paralleli tra di loro comodamente separati. Le spalle e le braccia sono rilassate e distese lungo i fianchi. Occhi chiusi. Espirando, abbassa lentamente e delicatamente il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Ora, inspirando, risolleva delicatamente la testa e portala indietro. Espirando, riabbassa la testa fino al petto. Secondo ciclo. Di nuovo, inspirando, risolleva la testa e portala indietro.
Espirando, riportala giù. Terzo ciclo. Assicurati che le spalle siano rilassate, non deve esserci nessun tipo di tensione. Ora, per la seconda pratica per il collo, torna alla posizione di partenza. La testa deve essere in posizione eretta, occhi chiusi. Inspirando, lentamente e delicatamente, gira la testa verso destra. Espirando, riportala al centro. Ora, inspirando, lentamente e delicatamente, gira la testa verso sinistra. Espirando, riportala al centro. Secondo ciclo, parte destra. Parte sinistra. Terzo ciclo. Procedi lentamente. Puoi anche mantenere l'allungamento per un momento prima di tornare indietro. Torna alla posizione di partenza. Ora faremo la terza pratica per il collo. Nuovamente la testa in posizione eretta, occhi chiusi. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio destro alla spalla destra. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio sinistro alla spalla sinistra. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Secondo ciclo. Terzo ciclo. Espirando abbassi la testa. Inspirando la risollevi. Quando hai finito, siediti comodamente. Adesso impareremo la quarta e quinta pratica per il collo. Di nuovo i piedi sono paralleli tra di loro, comodamente separati. Occhi chiusi. Espirando, abbassa il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Inspirando lentamente e delicatamente ruota la testa verso la spalla destra. All'espirare la testa va all'indietro. All'espirare scende di nuovo. Cambia poi direzione e ruota la testa dalla parte opposta. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. E per la quinta e ultima pratica per il collo, ruota le spalle in avanti. Inspirando vai su, espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Ora ruota le spalle all'indietro. Inspirando vai su. Espirando riscendi. Ripetilo 3 volte.
Ora faremo insieme la quarta e quinta pratica per il collo. Alzati in piedi. Assicurati che i piedi siano paralleli tra di loro. Occhi chiusi. Espirando, abbassa il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Inspirando, lentamente e delicatamente, ruota la testa verso la spalla destra. All'ispirare, la testa va all'indietro. All'espirare, scende di nuovo. Fai una rotazione completa, cambia poi direzione e ruota la testa dalla parte opposta. Facciamo altri due cicli. Secondo ciclo. Ruota verso la spalla destra. Assicurati che la parte superiore del corpo sia ferma mentre ruoti la testa. Cambia direzione, ruota verso la spalla sinistra. Terzo ciclo. Procedi lentamente accompagnando con la respirazione. Ora faremo insieme la quinta pratica per il collo. La testa in posizione retta, il corpo è rilassato, occhi chiusi. Ruota le spalle in avanti, inspirando vai su, espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Ora ruota le spalle all'indietro. Inspirando vai su. Espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Quando hai finito, siediti comodamente. Per avere successo nel mondo, due qualità fondamentali sono che devi essere in grado di saper sfruttare le abilità della tua mente e del tuo corpo.